Una gara a chi raccoglie più plastica? Questa è la sfida lanciata dall'Associazione Giovani Soci BCC al gruppo di volontari di Puglia Mofano, i quali non hanno esitato ad accettare. Doveva svolgersi a marzo, ma è stata rimandata ad ottobre causa Covid, ma comunque non perde di vista il suo obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, oltre che ripulire la città dalla plastica e dai rifiuti. L'incontro è previsto per sabato 10 alle ore 9 e si svolgerà in zona Sassonia, ex pista go-kart di Fano. Ci hanno lanciato il guanto della sfida per questa, diciamo così, iniziativa molto simpatica su chi raccoglie più rifiuti e soprattutto della plastica. Dunque ci dedicheremo alla Sassonia. Noi di Puglia Mofano partiremo dall'anfiteatro Rasta, andremo in direzione sud, mentre loro partiranno dalla zona dei Coicard e si indirizzeranno verso zona nord. A un certo punto ci incontreremo, peseremo i rifiuti che abbiamo raccolto e così ci sarà il vincitore virtuoso di questa sfida che ci esalta, ma soprattutto al di là di chi vincerà la sfida, che chiaramente non ha importanza, è l'ambiente che ne avrà sicuramente un beneficio, perché andremo a rimuovere dei rifiuti che altrimenti finirebbero in mare. Inoltre, Puglia Mofano si è anche dotata di un logo che sarà impresso sulle casacche che i volontari indosseranno il giorno dell'incontro. Un logo che racchiude la chiave dell'iniziativa, che, come spiega uno dei volontari, Dante Piermattei, nasce dal cuore e dall'amore per la nostra città e per la terra, come racconta il nome stesso del gruppo. I giovani della BCC poi forniranno il giorno della raccolta anche uno striscione per rendere ancora più visibile e riconoscibile l'iniziativa, attirando così l'attenzione dei cittadini che si spera aderiscano in gran numero agli eventi futuri. Da noi è sempre aperto per Puglia Mofano, quindi insomma quello sì, anzi speriamo che si aggreghi più gente possibile.